Spaghetti alle vongole, come si fanno? Nelle migliori case di Napoli. Iniziamo con l'olio, questo è l'olio di mia figlia. Abbiamo una piccola produzione di tutta tonda e blea a Buccheri. Olio abbondante, che questo fa bene. L'aglio a freddo nella padella con l'olio. Gambi di prezzemolo. Accendiamo. Che profumo. Vongole. Un po' di peperoncino fresco. Adesso un mestolo o due di acqua di cottura ancora non salata. La cosa molto importante, non aspettare che si aprino tutte le vongole. Man mano che si aprono bisogna toglierle, metterle qua, perché altrimenti diventano gommose. Adesso filtriamo bene l'acqua di cottura delle vongole e rimettiamo in padella. Adesso caliamo la pasta. Prima la saliamo. Manuele non c'è, quindi capo, cala la pasta. E adesso ci sono due scuole di pensiero. Vongole col guscio o senza, accontentiamo tutti. Facciamo metà e metà. Capo, con la pasta. Intanto tritiamo il prezzemolo. Sono lunghissimi, sta facendo la crema. Ci siamo, adesso mettiamo le vongole. Prezzemolo, così dovrebbe essere pronta. Ma io gli aggiungo due cose, mi piace il basilico. Qualche goccia di succo di limone. L'ho fatto solo per voi, perché nel mio ristorante questa pasta non la serve. Poi dicono che spaghetti hanno mandato i cinesi, capito? Quelli hanno copiato, guarda qua. Un po' di crema. E adesso passiamo all'assaggio. Venga nato figli, tu stai di famiglia, cari. È mondiale.